A luglio, dal 18 al 23, presso il lago di Carcans nel distretto di Bordeaux in Francia, si svolgeranno i mondiali di vela e a rappresentare l'Italia, ma soprattutto Pesaro, ci sarà un giovane di 14 anni. Si chiama Gianni Brigidi, è attualmente 17esimo nella classifica nazionale della categoria Open Skiff, ma la sua ambizione è quella di arrivare in alto. Sono mondiali per cui mi sto allenando da mesi e mi continuerò ad allenare fino a luglio. E sono molto importanti anche perché quest'anno sarà il mio ultimo anno in questa categoria e spero di portare degli ottimi risultati. Magari anche appunto arrivando in un podio. La categoria si chiama Open Skiff, Open è la barca con cui vado, Skiff sarebbe la categoria. E io faccio parte dell'Under 17 perché è divisa in età. C'è l'Under 15 e l'Under 17. Quest'anno io sono all'ultimo anno di Under 17 e poi dovrò cambiare categoria. E si svolgerà questo mondiale in un lago alla Rochelle, se non sbaglio, a ovest della Francia, che si affaccia poi sull'Oceano Atlantico. Questa passione, come ho detto in precedenza, è nata sin da piccolo, però per la regata è sorta quando avevo 11 anni al Circolo Velico Ardizio e ho iniziato a fare dei corsi di vela, mi sono piaciuti. La mia prima esperienza con una regata è stata nel 2018 e come esperienza è stata molto entusiasmante, quindi ho deciso di continuare questo percorso. È una bella opportunità per una città che crede nella vocazione sportiva e vuole dare visibilità a tutti gli sport. Siamo una città di mare ed è giusto promuovere e sostenere anche tutte quelle attività legate al mare. In questo caso parliamo di un giovanissimo atleta che sta per partire per i campionati del mondo di vela che si terranno in Francia. Quindi le istituzioni sono vicine a lui, la città è vicina a lui e anche i tanti sponsor e i tanti circoli velici che erano qua alla presentazione di questa bella iniziativa, di questa bella opportunità di visibilità anche per la città di Pesaro.